Prima non ho risposto alla tua domanda, se saremmo stati sempre medici. Tu sì. Tu hai la stupenda capacità di provare gioia per tutto quello che fai. Grazie. Che sia un'operazione che hai fatto centinaia di volte, o insegnare ai giovani. Vedi, il trucco è infilare l'ago esattamente in mezzo alle costole, eh? Guarda, così. E così. Vediamo, puoi farlo tu adesso? Mentre io... so che è una bella vittoria aver scoperto che cos'ha Robin. Questi momenti sono come quando mangio un pezzo di cioccolato. La soddisfazione dura circa 10 secondi e poi se ne va. Ma l'angoscia che mi trasmettono i pazienti quando do loro una brutta notizia, quella sensazione non va più via. Un chirurgo almeno ti opera per guarirti. Io devo solo individuare la malattia e poi quello che posso fare per un paziente è spronarlo a essere forte e cercare di farlo vivere un po' più a lungo. Tu vuoi sapere se farò per sempre questo lavoro? Io devo risponderti che non lo so. Sono qui adesso e ci sarò domani. Ma che succederà se sarò così fortunata da trovare l'uomo giusto e avere dei bambini? O non avere più bisogno dello stipendio? Credo che uscirò di qui e non mi guarderò indietro. E come posso esprimere la mia gioia? Non so, trova qualcosa di personale. Forse potresti fare così col braccio, ma appartiene alla dottoressa Fordham. Il suo caffè, dottoressa. Deb, vai! Deb, rilassati, è soltanto un caffè. Mi raccomando, non dirle che sono arrivate anche le ciambelle. Ciambelle, hai detto? Ah. E vai! Appunto.